Tu hai detto più volte che nel calcio italiano c'è spazio se il tuo progetto, il tuo calcio, il tuo modo di vedere non è un marziano. E volevo chiederti, dopo quello che è successo ultimamente, penso alle maglie dei giocatori del Genoa restituite in quella partita e penso a quello che è successo a Firenze, che è uno dei giorni che è chiaro un suo giocatore. Tu pensi che ci sia spazio umanamente per te, per i tuoi valori? La Roma è stata molto criticata, per esempio, per la decisione di lasciare Osvaldo fuori a Firenze, per la fondazione De Rossi, mentre ieri, vedendo i sondaggi fatti dai giornali, fatti anche da Scali, quasi tutti, la maggioranza era d'accordo con De Rossi, che ha picchiato il suo giocatore. E tu che cosa ne pensi? Ti trovi bene in questo calcio italiano umanamente, non calcisticamente? Calcisticamente sono convinto che, e perché l'ho visto, vedo tutti e due squadre che stanno in classifica su, sono due squadre che giocano benissimo al calcio, che hanno il possesso del pallone, che sono quelli che fanno più pericolosità. Chi vince questo campionato? Le due migliori squadre, senza nessun dubbio, giocando un bel calcio per me. E per quello dico che non sono marciano, non penso, e penso che... Certo che il calcio italiano è un po' diverso, ma rimane lo stesso, due porta, un pallone, due squadre che fanno il loro meglio. E calcisticamente, umanamente, non ho messo una cosa diversa. Credo che siete furbi o cattivi, siete come i resti di spagnoli, tedeschi, inglesi, di tutto, c'è di tutto. E quello che hai parlato di De Rossi mi dispiace tantissimo, ma mi dispiace per il calciatore e per l'allenatore, per tutti e due, perché è stata una cosa brutta di vedere, ma capisco a tutti e due, è spiacevole per me vedere questo, perché comprendo il soffrimento o la sofferenza di tutti e due. È brutto, è un'aneddota, non penso che si debbano giudicare queste due persone per questo che è successo. Brutto. Ma tutti e due sicuramente sono bravissime persone e professionisti. E che cosa mi hai detto? Volevo chiedere questo, al di là, io non giudico né degli Orsi né lì, cioè nel senso sono le immagini che ho posto, ma che la maggioranza dei tifosi di calcio stia con chi ha alzato le mani, questo a me un pochino mi è un po' strano. No, se faccio una riflessione, non so se dovresti farla o dovrei farla, ma la farò. La prima cosa che mi hanno detto quando sono arrivato qua, la prima cosa che ho sentito dei tifosi era farli correre fuori le palle. Quello ho sentito. E io pensavo fuori le palle era fuori il pallone. Fuori il pallone. Mamma mia, non si può giocare senza pallone. Era fuori le palle che era un'altra cosa. Dopo l'ho capito. Ma ogni volta che io ho fatto una cosa che non piace ai tifosi, che mandare qua a vuoto, che non giochi di Francesco, ma non giochi Daniele, si monta un casino della Madonna. Ma di che cosa stiamo parlando? Chi vede tutti gli allenamenti? Chi sa come si comportano i ragazzi? Chi deve scegliere la formazione? Chi? E quello che all'inizio sembra che era quello che volete, dopo quando uno lo fa, quasi ho distrutto, non so che pensiero quando ho lasciato Daniele fuori di una lista, perché noi siamo arrivati a un accordo. Quando parlo di noi parlo di Luca Spero e io. E uno dei calciatori non compie questo accordo, e quando io lo faccio, se arrivo a farlo con Gianluca Pucci, non succede niente, non succede nulla. Se lo faccio con Daniele De Rossi, con Francesco Totti, un casino della Madonna. Ma di che stiamo parlando? Quello è il mio pensiero, è sbagliato, ok, ma è il mio e io sono chi deve prendere la decisione. Questo qualche volta mi ha dato a pensare, non lo so, pensano che si fa una squadra di qualsiasi modo, e quello che è una cosa diversa, e penso che è una della forza di questo tifo romano, che è passionale al massimo, perché ho visto tante volte che avevo fatto figuracce e al giorno seguente sono lì di nuovo, dico, mamma mia, sono incombustibile, sono incansabile, instancabile, continuano a fare il tifo ancora e senza meritarlo,
Questa è la grande virtù di questo tifo, che sono fedeli al massimo. Ma qualche volta per me, come allenatore, quando sono l'ultimo che sa quello che succede al 100%, qualche volta è un po' incomprensibile. Ma capisco che il tifo è incredibile, lo capisco. Mamma mia, non voglio neanche immaginare questa squadra vincendo 4 su 5 partite, sarebbe incredibile. Purtroppo quest'anno non è successo, non ho potuto vivere questo. Ma sono felicissimo di essere qua e capire, credo, un po' quello che pensano i tifosi.